al fantacalcio per 1,5 punti, non sono arrivato a 66. E lo sapete perché? Ma la cosa che mi fa veramente arrabbiare è che ho schierato Pedro. Cioè, ragazzi, ho schierato Pedro Guilherme della Fiorentina quando potevo mettere tranquillamente un Farias e sarei arrivato e avrei fatto un punto. Invece no, 64 e mezzo, perché ho messo Pedro che non ha giocato. Cioè, ragazzi, non ci voglio credere. Adesso andiamo a vedere la schermata. Comunque ho fatto 0-0. Ma se mettevo un altro giocatore al posto di Pedro, sicuramente avrei superato i 66 e me la sarei portata a casa, avrei vinto 1-0. Invece no. Ragazzi, ieri ho sperato fino all'ultimo che Nandez mi prendesse almeno 7 per raggiungere i 66 punti. Comunque così non è andata, andiamo a vedere com'è andata. Eccoci qui, ragazzi, nella schermata principale del nostro fantacalcio, signori. 16ª giornata di Serie A, che sarebbe l'11ª giornata del nostro campionato di del fantacalcio. Come avete visto, ho fatto 0-0 contro Michele. Io sono a Ciderbolina, lo ricordo sempre per i nuovi utenti. Ragazzi, andiamo a vedere questo 0-0. Michele, 47. Szczęsny, non gli ha giocato. Klavan, 5,5, più giallo 5. Smalling, non gli ha giocato. Di Lorenzo, 6. Koulibaly, non gli ha giocato. Milinkovic Savic 5,5, Zaniolo 6, Nainggolan 6,5 e Joao Pedro che ha fatto assist, quindi 6,5. Ma ragazzi, andiamo a vedere la mia formazione, perché ho schierato Donnarumma 6,5, Bonucci 7 più il gol 10, Theo Hernandez 6 più il giallo 5,5, Manolas 6,5, molto bene Manolas, Dalbert 6 più il giallo 5,5, Basale 5,5, Chiesa 5,5, Pulgar 5 più il giallo 4,5, Nandez 6 più il giallo 5,5, in attacco Milik 7 più mezzo punto tolto per il giallo e quindi 9,5. Pedro non mi ha giocato e io ho fatto 64,5 per un punto e mezzo, non raggiungevo 66 e quindi me la sarei portata a casa per 1-0. Pedro non mi gioca e potevo mettere tranquillamente un Farias che mi avrebbe portato a casa la vittoria. Ragazzi, sono veramente arrabbiato e quindi e niente, ragazzi, ora come la situazione in classifica. A sto punto, ragazzi, Luca rimane primo con 30 punti, Michele secondo a 15 punti, terzo a Cipicchia 13 punti, quarto sono io a Ciderbolina 12 punti, però ragazzi mi sono mangiato una vittoria, quinto gli 11 apostoli con 11 punti e sesto e ultimo Dio con 8 punti, ragazzi. Gli 11 apostoli mi installerà alle calcagne, la prossima partita sarà contro la 12ª giornata del nostro fantacalcio, sarà contro proprio a Cipicchia, che in classifica sta sopra di me e ragazzi devo ricominciare a vincere perché ho fatto signori 2 punti nelle ultime 4 partite. 2 punti nelle ultime 4 partite, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella.